Viviamo un tempo di prova che porta le famiglie a vivere a stretto contatto in casa. Questo permette la cura e la bellezza dei rapporti, ma può anche generare qualche problema e momento di difficoltà. Giovedì scorso abbiamo festeggiato la festa di San Giuseppe, l'uomo che allevò Gesù, il padre per eccellenza. La figura del padre è o era un perno della società. In molti casi invece il suo dissolversi, il fatto di essere non più quel punto di riferimento, è all'origine di molti problemi. Ma cosa significa essere padre? Cercheremo di dare una risposta a questa domanda con i nostri ospiti domenica prossima su Rai 2, sulla via di Damasco. La festa del papà per me è un evento eccezionale, quasi lo aspetto più del Natale. San Giuseppe, un papà che ha sognato grandi cose per il suo figlio adottato da Dio, che è padre, creatore del cielo e della terra.